Buongiorno a tutti, sono Andrea Archinazzi, sono il sindaco di Avigliana e vi invio questo video messaggio dal nostro monumento ai caduti dopo aver celebrato il nostro 25 aprile. Il 25 aprile è molto particolare, in piena emergenza Covid-19 che ci ha visti subito attraverso l'apertura del COC intervenire sulla situazione sanitaria che per fortuna in questo momento è sotto controllo e con numeri relativamente bassi che si stanno spostando verso un aumento dei guariti e una diminuzione del numero dei positivi. È evidente che fin da subito sono emerse anche tutta una serie di problematiche che non avevamo immaginato e questo ci ha mossi sia come amministrazione ma come società civile tutta ad impegnarci per dare risposte ai cittadini. E così sono nati anche dei servizi come quello della spesa a domicilio da parte della nostra protezione civile e quello di uno sportello psicologico avviato da un team di psicologi che al telefono o anche in videochiamata possono rispondere anche alle paure di coloro che in un primo momento sono rimasti un po' smarriti da questa situazione. Ma l'emergenza ha anche fatto rinsaldare i legami sociali, in particolar modo intorno ad una sottoscrizione di richiesta appunto fondi per sopperire a tutta una serie di esigenze, quindi sono stati già in molti i cittadini che hanno donato, siamo già a quasi 10.000 euro. Questi soldi verranno impiegati per fornire un supporto ulteriore sia al sostegno alimentare che ad altri bisogni che nel frattempo potranno emergere. Proprio sul sostegno alimentare si è concentrata la nostra attenzione nelle ultime settimane e siamo dunque quasi giunti alla completa distribuzione dei buoni spesa a favore dei cittadini meno abbienti. E dunque in questa giornata in cui le parole libertà e resistenza riecheggiano in una città così silenziosa, il mio appello a tutti i cittadini è quello di cercare di far tesoro di questa esperienza, anche se a tratti difficile e dolorosa, per farci tutti insieme moderni partigiani, nel senso più letterale del termine, cioè di far parte di questo processo di rinnovamento cui siamo chiamati con la ripartenza ad immaginare un mondo diverso per noi e per le generazioni che verranno. Buon 25 aprile a tutti!